venerdì 26 maggio, direi che queste sono stelle nuove. Il sole da poco è entrato nel segno zodiacale dei gemelli, poi a breve avremo anche altre combinazioni planetarie importanti, Venere per esempio, che andrà in Leone da giugno. E guardiamo questo weekend che per la bilancia potrebbe essere fonte di qualche tensione. Allora, io l'ho detto e lo ripeto, soprattutto ieri ho segnalato questa cosa, che non volete più parlare di passato, soprattutto se è stato pesante, però qualche cicatrice è rimasta, volete dimenticare tutto. Probabile però che se alcune tensioni sono nate con delle persone che non vi hanno capito, o se c'è qualcuno che cerca di approfittare del fatto che siete stati un po' fuori gioco per superarvi, beh, allora è chiaro che potreste innervosirvi parecchio. Questo fine settimana invita alla prudenza, soprattutto in amore. Ricordiamo che Venere è ancora un po' insolente nei vostri confronti, tornerà molto attiva dal prossimo mese. Ci vuole calma e sangue freddo, soprattutto con un ex, se c'è stato un problema, ma in amore, anche nelle coppie più belle, forse è necessario ritrovare un po' di intimità perduta. Vorrei ricordare al Sagittario che oggi e domani avere una luna dissonante non significa che bisogna starsene chiusi in casa, anche perché tra l'altro voi Sagittario chiusi in casa non ci state. È molto strano che ciò accada, a meno che non abbiate un problema, chiaramente in questo caso alzo le mani. Ma la luna in ottimo aspetto non c'è, e quindi oggi e domani questa luna dissonante porta probabilmente piccoli scontri, livori, dubbi, perché voi siete coraggiosi, no? Quante volte l'ho ripetuto? Quindi fate le cose di getto, vi lanciate. E poi siete pure voi esseri umani fatti di carne ed ossa. Quindi poi quando rimanete da soli con i vostri pensieri, pensate appunto, avrò fatto bene, sarà stata la cosa giusta quella che andrò a fare. E se dovete coinvolgere anche altre persone, doppiamente vi sentite responsabili. Oggi qualche ripensamento c'è, domenica recupero. Cari Leone, puntate sulla giornata di domenica. In questo momento voi vorreste avere ampia capacità di azione, ed è molto probabile che abbiate anche la possibilità di farvi valere. Ma quante persone filtrano la vostra volontà? Perché credo che questo Giove dissonante non permetta un'azione diretta. Ovvero, voi vi proponete e siete anche piuttosto volitivi nel vostro modo di fare. Però o c'è qualcuno a cui dovete delle spiegazioni, oppure pare che in questo momento non abbiate la possibilità di fare proprio tutto quello che desiderate. Tuttavia incarichi non mancheranno e novità non mancheranno. Forse c'è anche chi è un po' arrabbiato perché si aspettava di più. L'amore non deve essere parcheggiato, soprattutto lo so che siete ambiziosi, eccetera, però guardate che le stelle più belle, giugno, luglio, agosto, sono proprio per i sentimenti. E quindi chissà che non nasca una grande passione, spero soprattutto per i cuori solitari che sia così. Molto importante che l'Ariete mantenga la calma, in particolare domenica. Vi do 3 stelle proprio perché le giornate di oggi e domani sono comunque attive. Tuttavia sapete che non c'è stato quasi tempo per riflettere, è capitato qualcosa di strano negli ultimi giorni, forse dovete correre per riparare un guasto, per mettere a posto tante situazioni. Poi voi Ariete siete un po', apro virgolette, capofamiglia, magari non lo siete a livello anagrafico, ma lo siete di umore, cioè voi anche quando avete degli amici attorno tendete a gestire la situazione, quindi leviamo la famiglia, capi? Ora, il fatto che voi abbiate questo senso di protezione poi nei confronti di tutte le persone che amate è nobile, ogni tanto vi mette in condizioni di stress eccezionale, perché quando c'è un problema, pronto Ariete, che viene a risolverlo? Eppure voi avete diritto ai vostri spazi. Calma, in queste giornate dovete essere meno tesi, soprattutto domenica. Andiamo al segno zodiacale dei pesci. Allora, avere una luna in opposizione per 48 ore può portare qualche piccola malinconia che bisogna sconfiggere facendo cose piacevoli e divertenti. Voi ogni tanto amate estraniarvi dalla realtà. Ci sono tanti mezzi per estraniarsi dalla realtà. Direi di naturalmente seguire quelli migliori, quelli che vi fanno anche capire quali siano le vostre capacità, le vostre qualità, perché adesso, scoprendo anche i vostri limiti, potrete osservare le potenzialità che avete dentro e sfruttarle al meglio per quanto riguarda i prossimi giorni, i prossimi mesi. Saturno nel segno vi occupa tempo e soprattutto vi invita a tagliare tutto ciò che non va più bene. Andiamo al segno zodiacale dell'acquario, recupero finalmente. Io credo che molti mi daranno ragione, probabilmente mercoledì e giovedì sono state giornate un pochino appannate. Allora qui
devo mettere in guardia, ve lo dico fin da ora, in vista di giugno, tutti i nati acquario che magari hanno una relazione che non si capisce bene di che pasta è fatta, perché si dovranno chiarire tante cose dal prossimo mese. Allora, sì, è vero che l'acquario è un po' bastian contrario, ma adesso bisognerebbe seguire anche i ragionamenti, bisognerebbe seguire anche, non dico quello che fa la massa, perché quello l'acquario non lo farà mai, ma un certo senso di ragionevolezza che potrà portare lontano. Giornata sì, oggi e domani luna in trigono, bello questo cielo per il segno del toro finalmente, ma anche per voi credo che negli ultimi 2-3 giorni ci siano state tante fatiche. Ora, guardate, il segno del toro per le persone che ama si fa in 4. Quindi io non ho dubbi da questo punto di vista. E tra l'altro la cosa bella che avete è che non vi lanciate mai nella disperazione nera, anche in un momento di grande disagio, dopo un periodo, direi attimo, di sconforto, subito mettete in pratica quello che è importante fare. Siete tipi pratici, dovete agire per fare le cose, ma anche per voi le ultime giornate sono state molto stancanti, soprattutto se avete dovuto risolvere problemi di terzi, come tra l'altro secondo me è capitato già da febbraio. I sentimenti avranno bisogno di una revisione. Andiamo al segno zodiacale della Vergine. La luna è nel segno oggi e domani, quindi vi vedo molto attivi, molto forti, molto determinati, come si dice, sul pezzo, cioè riuscite a parlare di quello che è giusto parlare. Poi voi potete anche leggere, sapete che la lettura per molte persone, non solo della Vergine, ma soprattutto per i nati Vergine, è una fonte di liberazione. È quell'accesso alla fantasia che ogni tanto vi manca o che in qualche modo non accettate, perché sapete che voi credete solo a ciò che toccate. Molto importante è recuperare anche i sentimenti. Gemelli, parlo di una settimana importante, perché la vostra mente è in piena elaborazione, magari alcune speranze che agli inizi dell'anno non erano possibili, ora sono accessibili. Solo l'amore ha bisogno di tranquillità, lo dico in particolare a chi ha una nuova storia, a chi ha circa 40 anni, 50 anni, perché non è possibile un tacito accordo se qualcosa non funziona, bisogna parlare. Cancro, vi metto sempre in alto dopo che per molti mesi vi ho visto un po' giù. Allora, anche se avete un carattere un po' malinconico e melanconico, adesso dovete trasformare questa riflessione sulla vita, che a volte vi vede un po' troppo cupi, in qualcosa di importante. L'ottimismo ritrovato, certo. Tra l'altro oggi, domani, abbiamo una luna importante. Domenica, lieve sottotono. Scorpione, cielo importante per vivere sentimenti, stare con le persone che amate. Adesso lasciate perdere tutto il resto. Purtroppo questo Giove opposto rappresenta spesso anche spese per la casa, qualche vicissitudine che bisogna affrontare, ma vi trovo comunque in pista. E chiudo in bellezza con il Capricorno, che ha iniziato questa settimana sotto zero, invece adesso vi trovo sopra lo zero. Non parlo di temperature, ma parlo proprio di emozioni, di organizzazione e forse anche di premi, perché secondo me prima o poi riceverete un grande premio se già non lo avete avuto. Novità anche in questo weekend. Bene oggi e domani. Vi abbraccio forte e buona fine settimana.